L'Associazione Nazionale Brigata Maiella, quella che è riuscita nel 1963 a far assegnare caso unico nel panorama della lotta di resistenza alla medaglia d'oro al valor militare ai patrioti abruzzesi, vuole simbolicamente ripercorrere tutte le tappe di quella marcia per la libertà e ha organizzato una serie di celebrazioni per l'80° anniversario della resistenza. Domani, martedì 5 dicembre, a Casoli ci sarà un'intera giornata di seminari, iniziative e mostre. Il tutto in collaborazione con associazioni, istituzioni e scuole, ma non finisce qui, come ci dice Antonio Iovito, Spicci GL. Allora, noi abbiamo proposto insieme all'Associazione Nazionale della Brigata Maiella, insieme al Comune di Casoli, alla provincia di Chieti e alle altre organizzazioni sindacali dei pensionati regionali della CISL e della UIL, abbiamo riproposto di percorrere quelle che sono state le tappe di lotta della Brigata Maiella per la liberazione, da Casoli, dove è stata costituita la Brigata Maiella, fino ad arrivare a Brisighella. Le tappe che la Brigata Maiella ha seguito nella liberazione dell'Italia dal 5 di dicembre del 1945 a Casoli, quando si è costituita, fino al 15 luglio 1945 a Brisighella, quando si è sciolta. Noi percorreremo questo periodo attraversando le Marche, l'Emilia-Romagna fino al Veneto per ricostruire questi appuntamenti. E c'è una novità rispetto a quella precedente, che oggi purtroppo non ci sono più i partigiani e noi abbiamo pensato di coinvolgere le scuole, gli istituti superiori in tutte le regioni. Ci sarà questa caratterizzazione importante per rivivere il percorso della Brigata Maiella e soprattutto per dare attualità alla Resistenza. Antonio Innaurato, presidente Associazione Nazionale Brigata Maiella. È un percorso che noi vogliamo, dopo quello fatto nel 2006, fare insieme agli studenti, quindi faremo una rete partendo da Casoli, dall'Istituto Algeri Marino, fino a aprire un confronto con tutte le scuole che incontreremo durante il percorso.